adesso vi parliamo di Valeria Marini e dell'imprenditore Giovanni Cottone, in quanto è sicuramente il loro divorzio a tenere banco dopo che i due si erano sposati l'anno scorso a maggio. Pare che alla notizia della separazione la Valeria Nazionale sia scappata alle Baleari, forse in dolce compagnia, e la madre Oro si limita a commentare la notizia con un momento doloroso. Leggiamo ora dalla rivista TAP che il 5 maggio 2013, con una sontuosa cerimonia in diretta televisiva, Valeria Marini veniva presa in sposa dall'imprenditore Giovanni Cottone, e adesso il 6 maggio del 2014 è già stata fatta la prima udienza per l'annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota. A oggi è ancora difficile cercare di capire quali siano i veri motivi che hanno portato i due a questa dolorosa decisione. Valeria e Giovanni si erano fidanzati nel 2008, quando la showgirl venne scelta come testimonial per il marchio Lambretta, che allora faceva capo all'imprenditore. Pare che i problemi siano cominciati ben presto, resi visibili dall'assenza di lui al funerale del padre della Valeria avvenuto a gennaio. In questo momento lei si è affidata al famoso avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Adesso lei è insieme all'imprenditore napoletano Antonio Brosio, che rispetto a lei ha 11 anni in meno e ben noto al mondo della televisione come corteggiatore della trasmissione Uomini e Donne. Insieme a lui, che ha conosciuto in quanto vicino di casa, è stata paparazzata a Capri e Formentera ed insieme sono andati a Ibiza. Che cosa ne pensa famiglia? La madre di Valeria non parta e si trincera in un rigoroso "non intendiamo rilasciare dichiarazioni sull'argomento". Stralcio di intervista a Valerio Marini sulla separazione con Giovanni Cottone, tratto dalla rivista TAP in edicola.